Ora applichiamo il primo principio della termodinamica alle trasformazioni cicliche. Quindi dovremmo scrivere il calore scambiato dal gas nel ciclo intero, quindi il calore netto scambiato è uguale al lavoro netto compiuto subito in tutto il ciclo più delta U, la variazione di energia interna applicata all'intero ciclo. Ma siccome l'energia interna è una funzione di stato, allora quando il gas ritorna nello stesso stato di partenza, la variazione dell'energia interna è zero, perché il gas torna nello stato iniziale e quindi riassume lo stesso valore di energia interna che aveva all'inizio. Perciò nelle trasformazioni cicliche delta U è sempre zero e il calore assorbito o comunque ceduto, insomma il calore scambiato in modo netto nel ciclo è uguale al lavoro compiuto o subito in modo netto nel ciclo. Invece di scrivere ciclo, io di solito scrivo uno zero per indicare i valori ciclici, quindi Q0 uguale L0. Questo perché la variazione dell'energia interna in un ciclo delta U0 è nulla. Più avanti queste cose diventeranno molto più chiare attraverso esempi ed esercizi. Infine, perché sono importanti i cicli più delle trasformazioni singole aperte? Perché le macchine termiche sono cicliche, quindi se vogliamo dei motori termodinamici o dei frigoriferi, dobbiamo utilizzare dei cicli termodinamici.